Ciao a tutti, sono Carmelo. Oggi voglio parlarvi di alcune sostanze che producono alcuni animali che vivono in grande colonia sociale, che conoscerete sicuramente, sono le api. Vi voglio parlare di queste sostanze perché vengono utilizzate soprattutto nel periodo invernale, perché hanno proprietà antinfiammatorie per il nostro cavo orofaringeo, quindi per problemi di raffreddore e anche stati febbrili. Voglio parlare di questo argomento anche perché molti miei clienti hanno confusione, non capiscono le differenze tra polline, miele, pappa reale e cera d'api. Iniziamo appunto con la cera d'api. Che cos'è? È una cera naturale che viene prodotta dalle api stesse attraverso delle ghiandole che si trovano nella parte ventrale del loro addome. Questa cera a cosa serve? Serve per poter costruire le loro celle all'interno delle quali deporranno le uova, il polline e il miele che verrà lavorato per formare appunto la pappa reale. A noi cosa serve la cera d'api? Diciamo che viene utilizzata per fare delle candele naturali, ma è la base, di tutti i cosmetici naturali. Un'altra componente è il polline, il polline lo conoscete tutti, è un insieme di microgametofiti delle piante, spermatofiti appunto. Attraverso il polline appunto i fiori cosa fanno? Nell'arco dell'evoluzione hanno sviluppato dei petali con colori molto più accesi, in modo tale da attirare gli insetti. Gli insetti arrivano nel fiore, si nutrono del loro nettare e attraverso i loro peli che si trovano alla parte posteriore delle zampe catturano questo polline. Successivamente andranno in un altro fiore per nutrirsi di altro nettare e lì avviene l'impollinazione. Ci sono tanti tipi di impollinazione, ma non ci addentriamo nell'argomento. In particolar modo le api hanno delle sacche che sono situate proprio nella parte posteriore delle zampe. Catturano questo polline e lo portano nell'alveare. Serve come sostanza nutritiva per le larve. Il polline in commercio viene venduto sotto forma di grani ed è presente qui appunto, ha diversi colori, non vi spaventate, può essere giallo, marroncino o anche nero, questo dipende appunto dal tipo di polline. È un ottimo immunostimolante, è ricco di vitamina C e molte altre vitamine ed è ricco di proteine, circa il 35%, infatti viene utilizzato anche dagli sportivi. Si prende un cucchiaino la mattina nello yogurt o nel latte oppure direttamente in bocca che ha un buon sapore. Un'altra componente è praticamente il miele. Il miele ce ne sono di tantissimi tipi, non ci addentriamo nell'argomento, ma ce ne sono veramente tanti. Che cos'è il miele? È anche questa una miscela di nettare, che abbiamo detto cos'è, che produce la stessa pianta, e di praticamente melata. La melata è una componente cerosa, una linfa, diciamo, di alcuni alberi, che è stata già sintetizzata da altri insetti, ricca soprattutto di zuccheri. L'ape cosa fa appunto? Prende, abbiamo detto, il nettare insieme a questa melata e lo porta nell'alveare e lo lavora e copre praticamente tutte le celle e poi viene chiuso, come vi dicevo, con la cera, la celletta. Questo miele viene accumulato perché praticamente viene utilizzato come sostanza nutritiva in caso di riserva, soprattutto per esempio se c'è un abbassamento di temperature, il miele viene utilizzato come sostanza nutritiva. Un altro elemento di cui dobbiamo parlare è la pappa reale. La pappa reale, già lo dice la parola stessa, è una delle miscele più importanti e pregiate delle api, perché praticamente questa pappa reale intanto verrà data solo all'ape regina, perché siccome è una miscela lavorata, composta da polline e miele, e viene lavorata attraverso le loro ghiandole salivari, e viene data appunto alla regina, siccome è molto ricca di è un ottimo ricostituente, viene data alla regina per produrre molte più uova. Il mercato viene venduta sotto forma di un flaconcino di 10 grammi ed è solido e viene conservato in frigo e si assume di solito una palettina la mattina e la sera e viene data appunto ai bambini o agli anziani in maggior modo. È praticamente un ottimo ricostituente e viene dato anche per dare anche un poco di senso di appetito. E un altro elemento di cui dobbiamo parlare è la propoli. La propoli deriva appunto dal greco pro, che vuol dire davanti, e polis, città, davanti alla città. Questo perché? Perché la propoli è un insieme, diciamo, di cere di alcuni alberi, come per esempio il pino, il pioppo e tanti altri tipi di alberi, insieme a delle cere e degli oli essenziali che l'ape lavora e praticamente cosparge davanti a tutto l'alveare. Per questo si chiama proprio davanti alla città. Perché? Perché siccome ha delle funzioni antibiotiche, antibatteriche, la utilizzano come isolante. E viene utilizzato anche per mummificare gli intrusi. Se avviene un intruso, loro producono questa propoli e mummificano l'intruso. Tant'è vero che gli egizi la utilizzavano per mummificare i loro defunti. E come vi dicevo, la propoli ha proprietà antibiotiche, è uno dei migliori antibiotici in natura.
Viene utilizzata soprattutto perché ha azioni antinfiammatorie, come dicevo all'inizio del video, soprattutto nel tratto orofaringeo, quindi per problemi di tosse, raffreddore e per abbassare anche la nostra temperatura corporea. È ricca in flavonoidi e soprattutto deve esserci un'alta concentrazione di galangina. Si presenta sotto forma di caramelle, di spruzzino direttamente per la gola oppure in tintura madre. Dovete stare attenti appunto alla concentrazione dei flavonoidi. Per qualsiasi altra curiosità o un commento o qualsiasi altra domanda, scrivete qui tra i commenti e aggiungeteci nella nostra pagina Facebook e chiedete anche qualsiasi altra informazione.